Ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com. Cari ascoltatori di Wine Soundtrack, bentrovati. Siamo in compagnia di Giovanna Prandini dell'azienda Perla del Garda. Buongiorno Giovanna. Buongiorno. Giovanna, ci vuoi raccontare qualcosa della tua azienda? Sì, la nostra è un'azienda agricola. Innanzitutto non compriamo uva, non compriamo vino, produciamo tutto all'interno dell'azienda, quindi siamo molto legati al fatto di avere una filiera corta proprio per garantire la massima qualità. Siamo sul lago di Garda, nella zona del Lugana. Quanti ettari di terreno avete? Abbiamo 34 ettari di superficie di proprietà, tutti ubicati intorno alla cantina, quindi è un'unica zona alla quale, diciamo, possiamo accedere direttamente, e anche la velocità di arrivo delle uve in cantina è molto molto breve. Quante bottiglie producete all'anno? Siamo nell'ordine di 150.000 bottiglie. La produzione è leggermente superiore perché stiamo distinguendo i vigneti per anzianità, quindi solo le vigne vecchie entrano nel nostro imbottigliato, mentre invece le uve e di conseguenza i vini dei vigneti più giovani vengono vendute. Una saggia scelta in attesa della crescita. Quali tipologie di vino producete? Il Lugana è il nostro cavallo di battaglia. Siamo l'unica azienda che declina tutte le tipologie di Lugana previste dal disciplinare, quindi dalla versione giovane, fresca, molto agile nella beva, quindi sia per l'aperitivo che a tutto pasto, alle forme un pochino più strutturate come Lugana Superiore, Lugana Riserva, la Vendemmia Tardiva, per esempio, in abbinamento ai formaggi, che è un Lugana che produciamo soltanto in 3 produttori, un vino eroico che ha delle rese per ettaro bassissime. E la vostra percentuale di vendita è più all'estero o in Italia? Siamo un po' un'anomalia per il nostro territorio, che è anche un territorio turistico, perché noi abbiamo il 70% di Italia e solo il 30% di estero. Questo perché, essendo legati al chilometro zero, alla filiera corta, per noi era importante essere presenti innanzitutto nei ristoranti, nelle trattorie di eccellenza del nostro territorio, e poi sicuramente non disdegnare anche i mercati esteri, però guardando sempre al mercato italiano come il primo mercato. Giovanna, il tuo primo ricordo legato al vino? E sicuramente il fatto di aver assaggiato a tavola con i miei genitori un dito di vino buono dal loro bicchiere. Sicuramente l'educazione alle cose buone fa parte un po' della mia famiglia e dell'educazione che ho ricevuto. Parlando quindi di educazione al consumo, ovviamente sempre molto moderato, a che età secondo te un genitore dovrebbe far assaggiare ai propri figli il vino? Ma secondo me nella mia esperienza questo è partito molto presto. In realtà, da quando ho memoria, ho sempre avuto curiosità nell'assaggio, sia perché in casa nostra gravitavano tanti amici produttori, amici dei miei genitori, quindi si beveva molto bene, e quindi era anche naturale, spontaneo, che ai nostri genitori piacesse farci mettere il naso nel bicchiere. Prima di arrivare a bere il vino, sicuramente consiglierei le scuole elementari, ecco, non il periodo precedente. Quindi vino nel sangue e nel DNA. Che cosa si perde, un astemio, non assaggiando il tuo vino? Ma devo dire che il vino può essere esplorato anche per i suoi profumi. Un astemio che dovesse avere un'intolleranza può comunque imparare a conoscere un territorio anche guardando il vino nel bicchiere e ascoltandone, diciamo, i profumi. È evidente che chi ha la possibilità di assaggiarlo, e quindi anche di assaggiare più annate, più tipologie di vino, per esempio espressione del territorio come può essere il Lugana, fa un'esperienza come davanti a una cosa bella, quindi uno può spalancare lo sguardo e accogliere tutta questa esperienza in modo pieno. Secondo te esiste il vitigno perfetto? La natura dà un grandissimo contributo, e quindi l'Italia in questo ha una biodiversità che nessun altro paese al mondo può vantare. Quindi direi che ciascun vitigno autoctono è perfetto e sarebbe da proteggere e salvaguardare. Quanto costa la bottiglia più cara della tua cantina? Al consumatore costa 50 euro, è una bottiglia Magnum di metodo classico, una riserva che ha fatto 72 mesi sui lieviti. In uno spot pubblicitario del tuo vino faresti da testimonial come Giovanni Rana fa per i suoi tortellini? Sicuramente sì, perché penso che il vino non lo debba fare il tecnico, l'enologo, ma il produttore, quindi tante scelte che concorrono a determinare una qualità di eccellenza non sono scelte solo tecniche ma anche esplorative, e per esplorare bisogna prendersi anche dei rischi.
credo che poi l'interpretazione da parte di ogni produttore sia un indice della crescita del vino, specialmente in Italia. Allora, un VIP viene paparazzato in un ristorante e sulla tavola una delle tue bottiglie è in bella evidenza. Chi vorresti che fosse questo VIP? Ma diciamo che un personaggio famoso del mondo dello spettacolo e della musica che mi piace molto è Lorenzo Cherubini, Jovanotti, perché sin da ragazzina ho apprezzato la sua vivacità, la sua spontaneità, e penso che sia un bell'esempio di un giovane ormai diventato adulto che ha saputo fare il suo percorso anche di maturità. È un po' come un vino che nel tempo evolve, si trasforma e può dare anche cose molto diverse da quelle che all'inizio lasciamo intravedere. Credo che abbia anche mantenuto quello stile di freschezza in ogni caso. Per quanto riguarda le fiere e mostre, è appena terminata la Pro Wine e sta per iniziare il Vinitaly proprio qui nella città di Verona, che ci ospita oggi. Secondo te, che cosa non deve assolutamente mancare nel tuo stand per meglio rappresentare te come produttrice e la tua azienda? Beh, nello stand non deve mancare il produttore. Noi facciamo parte dei vignaioli indipendenti, oltre che di Coldiretti. Per noi il produttore è sempre protagonista. A volte il vino viene fatto assaggiare da un venditore, da un commerciale, e secondo me si perde un pezzettino della storia di quella cantina e di quel vino. Certo, non tutti i produttori hanno la disponibilità anche personale di essere sempre presenti, gli eventi sono tanti, le fiere che ci vengono proposte a volte impegnano l'agenda anche nei pochi giorni di festa che non sono impegnati dal lavoro settimanale, però penso che il produttore sia veramente la condizione necessaria. Viviamo nell'era dei social, tutto è abbastanza mediatico. La tua azienda è social, e se lo è, quale piattaforme fra Twitter, Instagram e Facebook favorisce? Allora, noi ci siamo aperti, diciamo, da questo punto di vista qualche anno fa, perché a volte il difetto che noi produttori abbiamo è di essere molto attenti agli aspetti tecnici e meno a comunicare quello che facciamo, e questo è comunque un difetto da correggere. Quindi circa 7 anni fa abbiamo iniziato aprendo la pagina Facebook, e di conseguenza questo è il principale social che utilizziamo. E tu, come Giovanna, sei social? Io lo sono abbastanza, devo dire che mi piace condividere anche alcuni momenti, ho tanti amici e ho proprio trovato in Facebook uno strumento anche per tenermi in contatto con le tante persone che nel mondo ho modo di conoscere per il mio lavoro o per piacere, e penso che sia uno strumento da questo punto di vista geniale, se usato correttamente. Giochi più all'attacco e quindi posti di tutto, o più in difesa, preferisci guardare? No, guardare non ho mai il tempo, confesso. E devo dire che quando c'è una cosa bella o un evento divertente che magari condivido anche con dei colleghi produttori, mi piace comunque, un po' come nella fotografia, no? Fare uno scatto e conservarne un ricordo. Oggi il modo moderno di fare uno scatto non è la pellicola, ma è il fatto di utilizzare il telefono piuttosto che l'iPad o altri strumenti di questo genere per immortalare anche momenti importanti della vita. Quindi noi viviamo questo tempo e penso che sia bene viverlo, come dire, in modo pieno. Tu sei giovanissima, io appartengo a un'altra generazione nella quale le fotografie erano un momento fantastico, sia quelle di svilupparle che di portarle dalle vacanze, ed era un momento conviviale. Oggi in realtà si fanno tantissime foto, molto di più di prima, e forse non si passa tempo a guardarle tutte insieme, ma magari le si posta, le si condivide con l'intero mondo. Girando il mondo, e questa è anche una parte positiva del nostro lavoro, in quale paese tu hai assaggiato un vino che ti ha fortemente impressionata? Ma diciamo che negli Stati Uniti penso che ci siano bottiglie importanti, è un mercato per i vini italiani assolutamente di grande interesse, e c'è ancora quella curiosità di esplorare un mondo che è il mondo del vino, che altri mercati hanno perso. Quindi sicuramente, in termini, diciamo, di esperienza personale come produttrice, l'Italia
la metterei al primo posto, quindi visitando le cantine di produttori amici e anche non amici, ma comunque che stimavo, ho assaggiato dei grandissimi vini. Viaggiando per lavoro, gli Stati Uniti sono un mercato che mi ha sorpreso positivamente per la vivacità e anche per l'inizio di forme di collezionismo piuttosto che di ricerca un pochino più raffinata anche di vini complessi. Sicuramente c'è anche adesso una grande apertura alle vecchie annate che precedentemente non venivano prese in considerazione. Sbarcano gli extraterrestri nella tua proprietà, che vino gli fai assaggiare della tua cantina? Ma diciamo che li tratterei quasi come i terrestri, quindi il vino che mi rappresenta di più è il Madreperla, che è il mio Lugana Riserva. Ogni annata fa storia a sé oppure no? Assolutamente sì, noi non siamo una cantina industriale, quindi ci piace che il vino esprima anche le caratteristiche dell'annata. Il vino che ti sta dando più soddisfazione nella tua azienda qual è? In termini di vendita il Perla, perché se non ci fosse il Perla, che è il nostro Lugana giovane fresco, probabilmente il 90% dei nostri clienti non ci conoscerebbe. E dal punto di vista tecnico ho accettato 7 anni fa la sfida di convertire una parte dei vigneti in biologico e siamo riusciti a fare un ottimo vino biologico e quindi questa è stata una sfida dal punto di vista tecnico e produttivo per me molto appassionante, anche perché ero arrivata un po' come San Tommaso, quindi con tanto scetticismo rispetto al fatto di fare vini biologici di qualità. Qual è il tuo vino preferito tra quelli che produci? Il Madreperla. Cosa pensi delle guide di settore? Ritieni che possano influenzare le scelte di un produttore? Ma io penso che tutte le forme finanziarie, anche nuove, debbano essere considerate, soprattutto per chi è giovane e non ha alle spalle una famiglia che può aiutarlo a realizzare un sogno. Perché no? Non sono contraria, anzi penso che nuovi strumenti possano consentire alle piccole e medie aziende italiane, che spesso esprimono grandi eccellenze tecniche, di poter fare dei passi anche sui mercati internazionali che da soli non potrebbero fare. Da piccola, alla domanda che cosa vuoi fare da grande, cosa rispondevi? L'archeologa. Quindi non credo che ti immaginassi essere una produttrice. Però ero sempre con le mani in pasta con la terra. Adesso conosciamo Giovanna sotto l'aspetto di consumatrice. Per te il vino è bianco, rosso o rosé? Bianco. Fermo o bollicine? È fermo, perché il mio vino, il Lugana, è prevalentemente un vino fermo. Diciamo che amo molto anche i vini spumanti. Una domanda provocatoria: bollicine italiane o francesi? Assolutamente italiane, sia la Francia Corta, che è quasi vicina di casa, sia il Trento DOC, che è proprio a nord del nostro lago, sono per me due zone di grandissima eccellenza. C'è anche l'Oltrepò Pavese, che secondo me ha un potenziale enorme, ad oggi non del tutto compreso, sia da Regione Lombardia sia dal sistema Italia nel suo complesso, quindi penso che sui vini spumanti l'Italia abbia veramente tanto da dire. La parola del vocabolario enologico che ti affascina di più? Terroir. Ormai è stato sdoganato l'abbinamento di vino rosso con carne e vino bianco con pesce. Ricordi un abbinamento azzardato che ha avuto un successo con i tuoi commensali? Sì, la cosa più inaspettata è stato l'abbinamento del nostro Lugana Superiore, quindi un vino bianco, strutturato, complesso e anche con un affinamento in legno con la cucina indiana. Speziata e piccante, quindi sosteneva sicuramente questa tipologia di cucina. Quanti calici di vino sono necessari per farti ubriacare? Non mi sono mai ubriacata, pur bevendo molto. A questo punto reggi bene. Come dire, questione di allenamento. Allora ti chiediamo, per qualcuno che forse ne avesse bisogno, qual è il rimedio, e se mai esistesse, per superare una sbornia? Allora, per esperienza non posso citare nessuna esperienza diretta. Diciamo che quando partecipo a degustazioni molto ricche, diciamo, di esperienze, di solito ho la buona abitudine di far passare un'abbondante mezz'ora prima di riprendere la strada di ritorno, bevendo acqua, mangiando. Penso che se si abbina correttamente il vino al cibo, che è la ragione per cui il vino è nato, anche favorire l'alimentazione e l'abbinamento, è difficile anche ubriacarsi, perché, come dire, si dà un pochino di sostanza anche al fatto che si aggiunga qualche bicchiere in più.
sicuramente farò mia adesso questa espressione ricca di esperienze quando si vuole raccontare che si è alzato un po' il gomito. Per una serata di gran seduzione, che vino ordineresti? Un vino dove io devo sedurre qualcuno? Allora, mio marito l'ho conosciuto a una degustazione di Lugana, quindi assolutamente un Lugana. Ha funzionato, quindi. Il film più bello dedicato al vino? Il pranzo di Babette. Come trascorri il tuo tempo libero quando non lavori? Mi piace passarlo in famiglia, con le persone che amo, e quindi la mia famiglia innanzitutto e i miei amici. Qualcuno legge i fondi del caffè, ne è stata anche una tradizione in passato. Se si potesse leggere il fondo di un calice di vino, magari rosso, che cosa ti piacerebbe che ti rivelasse? Ma diciamo che mi piacerebbe trovare il disegno di un paesaggio e avere la suggestione di un nuovo viaggio, di un paesaggio nuovo che ancora non conosco e che potrei esplorare. Ti sei mai fatta leggere le carte o i tarocchi? Mi è successo una volta che sei un'amica me le abbia lette. Ho sempre guardato con grande diffidenza a questo mondo, mentre invece mi affascina molto di più l'astronomia e l'astrologia. Che segno zodiacale sei? Toro, ascendente acquario. Benissimo, la pazienza fatta da uomo, o in questo caso fatta donna. Che cosa ti resta da fare nella lista dei desideri? Ma diciamo che sto vivendo un momento in cui sono molto contenta di quello che faccio. Il mio lavoro mi piace molto, ho la fortuna di avere anche una serenità familiare, quindi il desiderio è di avere buona salute, di poter fare ancora tanti incontri, fare tanti vini e esplorare nuove annate. Il tuo cantante o gruppo preferito? Ma io sono sempre stata un po' rocchettara, diciamo, come tipo di estrazione, quindi pensando all'Italia direi Vasco, nella mia esperienza è stato sicuramente quello che mi ha accompagnato per più anni. Il miglior consiglio che hai ricevuto? Di fare un lavoro che mi piacesse. E a questo punto il miglior consiglio che ti senti di darci? Di vivere ogni giorno come facendo quello che uno desidera, senza rimandare a domani la realizzazione di quello che effettivamente si ha nel cuore. Una cosa che le persone sarebbero molto sorprese a sapere di te? Che sono una tifosa scatenata di calcio, e quindi se mi vedessero allo stadio probabilmente la metà dei miei conoscenti farebbe fatica a riconoscermi. Per che squadra? Milan. Pensa che noi ci ispiriamo con questo podcast proprio per una partita di calcio alla quale abbiamo assistito, e un produttore era lì che si sbracciava quasi da infarto. E a questo punto posso solo che chiederti se ti è piaciuta la nostra intervista. Beh, direi di sì, unica. Abbiamo esplorato insomma più aspetti in modo completamente poco tipico in questo caso, quindi assolutamente l'ho trovata molto divertente. Dacci un voto da 1 a 10. 9. Sei stata sincera? Sì, c'è sempre la possibilità di migliorare nella prossima intervista. Sicuramente lo terremo presente per la prossima stagione. A questo punto però non ti puoi sottrarre al nostro giochino finale, un giochino nel quale noi ti daremo il nome di un personaggio famoso e tu l'abbinerai a un vino. Sei pronta? Ci provo. Bene, allora a questo punto Vasco. Vasco, una grande bollicina, direi un Franciacorta. Donald Trump. Donald Trump, un vino direi liquoroso, e quindi mi viene in mente un San Martino dalla Battaglia. Però non tanto biologico a questo punto. Ma un vino complesso, non del tutto comprensibile, perché rivela magari sia la dolcezza in modo inaspettato, e nel caso di Trump poco ci sta. In realtà è più l'effetto sorpresa che mi porta ad abbinarlo a questo vino. Papa Francesco. La semplicità, e quindi un Lugana giovane e fresco. Due personaggi della storia. Caravaggio. Caravaggio per me è un genio, veramente un personaggio che fa parte del patrimonio artistico e identifica l'Italia con la riscoperta della luce, e quindi un vino in cui la luce sia protagonista è sicuramente un grande vino bianco. Magari il Perla. Il Perla, però a quel punto gli dedicherei il mio preferito, il Madre Perla. E chiudiamo con Cristoforo Colombo.
Cristoforo Colombo, l'esplorazione, la ricerca di un nuovo mondo, e quindi penserei a un vino originale e stando sul mio territorio mi verrebbe da dire un chiaretto della Valtenesi. Bene Giovanna, ti ringraziamo, vuoi darci qualche indicazione per raggiungere la tua azienda? Noi siamo nel comune di Lonato del Garda, e in via Fenilvecchio numero 9, la cantina si chiama Perla del Garda, siamo aperti dal lunedì al sabato compreso, e quindi vi aspettiamo, perché vedere come lavoriamo è il nostro, ci fa molto piacere, è il nostro primo biglietto da visita. Ci vuoi ricordare il tuo sito? Il mio sito è www.perladelgarda.it. Giovanna, ti ringraziamo. Grazie a voi, alla prossima. Grazie per aver ascoltato un nuovo episodio di Wine Soundtrack. Per info e aggiornamenti vai sul sito winesoundtrack.com.